Federico, protagonista di questa puntata dei Gioielli sotto casa. Siamo sempre nel meraviglioso lago di Como. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, anche oggi alla ricerca e alla scoperta di quelli che sono i luoghi più belli vicini a casa nostra. Vi aspetto tra pochissimi istanti, subito dopo la sigla. Iniziamo questo nostro viaggio, come abbiamo detto prima della sigla, siamo a Lecco, sempre lago di Como protagonista durante queste settimane. Sono con Francesca Zuccoli dell'InfoPoint. A te una domanda di rito che faccio a tutti i miei interlocutori quando vado in una nuova zona. Perché un nostro telespettatore deve scegliere Lecco per una giornata fuori porta, per una gita fuori porta oppure proprio per un periodo di soggiorno? Perché Lecco è una città completa. Lecco è una città dove potete trovare tutto. Ci sono il lago, c'è la montagna, che insieme abbracciano quello che è questa piccola cittadina di 50.000 abitanti, poco più, dove si trova però la storia, dalla storia letteraria, perché Lecco è ovviamente Manzoni, ma si trova anche la storia medievale, perché infatti questo era il vecchio borgo fortificato. Potremmo vedere anche i resti di quello che era il mastio del castello, quindi con Torre Viscontea. Le mura furono fatte costruire assieme al castello nel 1336 da Azzone Visconti, signore di Milano, sulle rive del lago attorno al mastio, ora chiamato Torre Viscontea. Dal 1466 al primo decennio del XVI secolo, gli Sforza, duchi di Milano, intraprendono importanti interventi di sistemazione del castello, creando il porto fortificato sul lago e il torrione della porta di Via Nova alla sommità dell'attuale Via Bovara. In quell'epoca il borgo fortificato si trasformò in castello e assunse il suo impianto definitivo destinato a durare fino al 1782. Nel 1551 inizia l'ultimo grande intervento di restauro e completamento delle fortificazioni, adeguandole alle nuove tecniche di guerra. Si rinforzano le difese delle tre porte. Al di là del fossato si formano gli spalti. Si completa la grande torre rotonda, una postazione cannoniera al lato della chiesa di San Nicolò. Nel 1782 l'imperatore Giuseppe II abolisce la piazza forte vendendo il castello ai privati. Oggi il centro della città conserva ancora le forme caratteristiche del castello. I resti delle fortificazioni e dei fabbricati ancora visibili si trovano nei luoghi maggiormente difesi, in corrispondenza delle tre porte. È una città dove è oggi possibile fare sport a 360 gradi, dagli sport alla quali, quindi il canottaggio, la vela, la canoa, agli sport di montagna, quindi dal semplice escursionismo al trekking fino anche all'arrampicata e in inverno ovviamente allo sci. Quindi è una città per tutte le stagioni e per tutti i gusti. Francesca, come hai detto tu, città per tutte le stagioni e per tutti i gusti. Andiamo un attimo per punti. Come hai detto tu, quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno fra due catene non interrotte di monti. E quel ramo è proprio questo, è il ramo del lago di Como che è più a oriente e che termina a Lecco e che il Manzoni ha citato
in modo egregio come forse nessun altro nel suo romanzo, nel suo capolavoro I Promessi Sposi. Quindi Lecco è Renzo, è Lucia, e Lecco è il set di questo romanzo intramontabile. Altra cosa che mi ha colpito, e io invito veramente a fare i nostri telespettatori, questo devo ringraziare te. Allora, come hai detto tu, Lecco è una città che quando arrivi ti guardi attorno, vedi proprio tra montagne che dominano in maniera abbastanza imponente la città e il suo lago. È una cosa che io invito a fare i telespettatori, andare appunto nei vari punti di Lecco e cercare questi due contrasti, specialmente nei pochi punti dove queste due anime si uniscono e si sposano, appunto la maestosità delle montagne e poi queste aperture meravigliose con il lago. Assolutamente, hai usato una parola perfetta, maestosità. Il Resegone è per eccellenza la montagna di Lecco e con le sue punte che ricordano le punte di una sega possono anche essere le punte di una corona. Quindi Lecco è incoronata dalle montagne che gli stanno intorno. Per non lasciarmi andare a arrampicare non mi aggiustava le calze. E allora qualche ascensione l'ho fatta a piedi nudi. Francesca, quando penso a Lecco mi viene immediatamente in mente Maglione Rosso e i famosi ragni di Lecco che hanno reso Lecco, per quanto riguarda l'alpinismo, famoso in tutto il mondo. Sì, è vero, perché così come Lecco e anche Manzoni, allo stesso tempo Lecco è montagna e non possiamo dire montagna senza dire appunto i ragni di Lecco. Visto che Lecco aveva le montagne tutte intorno ad abbracciarla, i lecchesi, e stiamo parlando della fine dell'Ottocento, inizio Novecento, per evadere dalla vita della fabbrica, perché Lecco era anche una città industriale, cosa si poteva fare? Si andava a scalare le montagne che ci stavano intorno. Piano piano questi giovani arrampicatori sono diventati sempre più esperti e le montagne di casa non bastavano più. La loro voglia di scoprire, di andare alla conoscenza del mondo li ha portati lontano, molto lontano, fino anche in cima al Gashelbrun IV con forse una delle spedizioni più importanti della loro storia, che poi li ha lanciati nell'Olimpo degli scalatori e degli arrampicatori. Quindi Lecco è anche questo e dobbiamo dire grazie a loro, proprio perché ha portato il nome di Lecco in tutto il mondo. Io prima di venire qui a Lecco, io conosco i ragni di Lecco, i Maglioni Rossi, da tanti anni, però non capivo come era possibile che un luogo, una città di lago avesse questo gruppo di alpinismo. Adesso che sono qui a Lecco l'ho capita, per questo circondario che c'è, e tra l'altro invito i nostri telespettatori a leggere un meraviglioso libro illustrato del collega Ripamonti, che è proprio uscito l'anno scorso, che ha raccontato queste imprese e queste gesta di questo gruppo veramente storico e conosciutissimo a livello mondiale. Sì, se pensi che per esempio durante la scalata al McKinley, quindi si parla di una delle montagne più famose dell'Alaska, la loro impresa fece talmente tanto scalpore che addirittura il presidente Kennedy decise di invitarli a cena, in una cena di gala alla Casa Bianca. Purtroppo poi ci fu il problema della Baia dei Porci, per cui
i lecchesi passarono in secondo piano, quello che avrebbe potuto diventare una tragedia, ma ovviamente stiamo parlando di uno dei più grandi presidenti della storia degli Stati Uniti, che voleva i lecchesi alla sua tavola, per cui questo è Lecco anche. Le caratteristiche di Lecco quando passeggiate è nelle piazze, nelle vie principali, osservare verso l'alto e vedere questa torre campanaria presente e visibile che domina un po' tutta la città. Ho il piacere di essere qui con Chiara Cantù, volontaria del campanile di San Nicolò di Lecco, un campanile che ha una storia un po' particolare. Esatto, ci troviamo nella sala ipogea di questa torre medievale, faceva parte delle mura costruite intorno al borgo di Lecco, e quando verso la fine dell'Ottocento viene costruita, terminata la costruzione della basilica, si decide di costruire proprio su questa torre medievale il campanile, quindi viene costruito una torre campanaria tra le più alte d'Europa. C'è un tronco di cono che fa da collegamento tra questa torre medievale e il resto, che è a base ottagonale, che dà il nome, proprio il soprannome di Matitone. Il famoso Matitone di Lecco. Di Lecco, esatto. Ha una storia molto particolare che potrete scoprire se verrete a visitare. Potete trovare delle informazioni sul sito www.campaniledilecco.it e prenotarvi per una visita diurna o serale. Tanto sempre un fascino incredibile, sia 400 sono i gradini. 400 gradini, esatto, si arriva quasi a 90 metri. Però poi il panorama è mozzafiato. A 360 gradi. Assolutamente sì. La maestosità delle montagne, il lago meraviglioso con tutta la baia e poi la magia di una visita serale. Anche. Assolutamente, si può godere il tramonto. E insomma, in tutte le stagioni ha una sua particolarità. Ma guarda, io sono anni che sostengo che le città, le località turistiche, oltre a visitarle e scoprirle nei momenti di alta stagionalità, bisogna vederle anche in altri momenti, che sono quelli più affascinanti. Esatto. Allora, io ti ringrazio. Avete visto qui in sovraimpressione tutte le coordinate per quanto riguarda le visite al Matitone di Lecco. Esatto. E noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Ci vediamo tra pochissimo, sempre qui alla scoperta. Aperta di Lecco, vi aspetto tra poco. Amici viaggiatori, ben tornati, sempre gioielli sotto casa, sempre da Lecco sul lago di Como, e quando venite qui dovete assolutamente provare un'esperienza incredibile e unica che si può provare e vivere solamente qui a Lecco, ovvero sia fare un giro, un'escursione sulla
Lucia. Cosa è la Lucia? E non possiamo non chiederlo a un amico che è il presidente di un'associazione, parlo di Andrea Vigevano. Vuoi presentare la tua associazione? Sì, noi siamo il gruppo Manzoniano Lucie, è un'associazione senza scopo di lucro, nata nel 2011 per preservare questo simbolo lariano, questo simbolo del lago di Como. Siamo appunto a bordo della Lucia. Il nome originale sarebbe Batel, è un'imbarcazione che deriva dal 1600, quando i lariani chiamarono i veneziani per poter costruire un'imbarcazione idonea al commercio, al lavoro, alla pesca, alla navigazione sul lago di Como. Il legame tra il lago di Como e Venezia era già precedentemente consolidato grazie alla collaborazione di Premana, che produceva il ferro. La prua delle gondole, la parte a prua delle gondole, il ferro a prua delle gondole veniva prodotto proprio a Premana, alle nostre spalle, in ecco Valsassina. Ecco perché c'era quest'unione, questa... Tra l'altro, se non erro, dimmi se dico una cavolata, tu stai remando alla Veneta. Bravissimo, esatto. Questa è proprio la posizione alla Veneta, in piedi, con il volto rivolto verso la prua. E un'altra caratteristica di questa imbarcazione che la comuna alle barche veneziane è il fondo completamente piatto. Piatto. Allora tu hai, tra l'altro, sei vestito proprio nel modo tipico e tradizionale. Questo grazie alla scuola di moda di Lecco, agli studenti della scuola di moda di Lecco, abbiamo cercato di ricreare un abito che poteva essere indossato dai barcaioli lariani appunto del 600. Allora, io l'ho detto poc'anzi, non si può non venire qui a Lecco e non fare un giro su una Lucia. È possibile? Com'è possibile fare? Come si possono avere delle informazioni per vivere questa meravigliosa avventura? Assolutamente, noi siamo, come dicevo prima, un'associazione di volontari. In determinate giornate che si possono vedere o sulla nostra pagina Facebook Gruppo Manzoniano Lucie o sul nostro sito www.gruppomanzonianolucie.it, c'è un calendario che permette di vedere le giornate e i luoghi, perché non siamo solo a Lecco, dove è possibile provare questa esperienza indimenticabile. Allora, il lago dal lago, noi l'abbiamo visto in diverse situazioni, in diversi luoghi, non c'è niente di più bello che vedere e visitare e scoprire il lago dal lago. Più in un luogo come questo, a Lecco, con una imbarcazione storica che racconta la storia, dove si può vivere la storia, l'esperienza unica da provare assolutamente. È arrivato il momento adesso di provare un'esperienza incredibile, di vedere Lecco dall'alto. E innanzitutto incontro e saluto Fabrizio Fossati, adesso noi partiremo. E da che quota siamo qui? Qua siamo a 600 metri circa, la funivia ci porterà con una campata unica oltre 1300 metri. Quindi un'esperienza incredibile. Un'esperienza incredibile, bellissima, con un panorama pazzesco su Lecco, sul lago. Allora, partiamo a questo punto e iniziamo questa nostra salita particolare. Allora, abbiamo detto, siamo a Piani d'Erna e questa è una funivia che ha una sua storia. Certo, una storia molto, molto antica, molto vecchia. La funivia poi è stata rifatta nel 2008 con tecnologie innovative, infatti è stata fatta a campata unica, molto veloce, molto moderna e completamente automatizzata. Questo ci permette di arrivare in tutta sicurezza in circa 4 minuti con un dislivello di circa 700 metri. Beh, un bel dislivello e questo ti dà la possibilità di vivere un'esperienza incredibile a stretto contatto con una natura che regna veramente, che gestisce e gioca un ruolo veramente di primissimo piano. Ma assolutamente sì, alle nostre spalle possiamo vedere un lago fantastico e qua sotto arriviamo fino alle pendici del Resegone, direi che la natura qua la fa da padrona.
Vediamo però una situazione particolare. Innanzitutto vediamo una Lecco dall'alto e vediamo due laghi. Sì, è il lago di Como che si snoda, che diventa il Quace Lecco, e poi si snoda, diventa, prende la parte del ramo del lago di Como. Perfetto. E il, poi naturalmente ne abbiamo visto, prima l'abbiamo visto la città, abbiamo vissuto la città, abbiamo vissuto il lago, però abbiamo detto che Lecco è una città molto particolare che ha questo rapporto, posso dire, viscerale con la montagna. Nella prima parte della trasmissione abbiamo un po' raccontato la storia dei ragni di Lecco. Adesso andremo appunto a quanto è l'altezza? 1329 metri, l'arrivo della funivia. Tutto questo appunto con in pochissimi minuti. In 4 minuti, esattamente. E qua alla nostra destra possiamo vedere le prime ferrate di arrampicata che ci portano poi fino in cima ai piani d'Erna. Poi più in alto si potrà vedere un ponte tibetano ed altre ferrate che hanno reso famosi i ragni di Lecco. Veramente meraviglioso, e noi consigliamo di provare anche questa avventura. È bello, mi piace oggi perché sto provando in prima persona tutte queste emozioni, tutte queste sfumature che ti permettono comunque di vivere veramente a 360 gradi quello che è una città, quello che è un modo di essere e un modo di vivere. Sì, è una città che al connubio lago e montagna è incredibile. Ti permette in un attimo di arrivare in alta montagna, dove in 5 minuti dal lago andare sulle piste da sci. Io mi trovo a questo punto della città, vicino a Lecco, sto aspettando il Giulia Casati, accompagnatrice di Media Montagna. Ecco Giulia, sono Ciao. Qui. Tra l'altro il tempo ci sta in questo momento, esatto. Si è coperto tutto l'estate, ma anche questo esatto. È il fascino, è il bello di visitare una località. Ti stavo aspettando perché con te volevo parlare di un percorso, il percorso del viandante, che fa parte di un circuito particolare che mi hanno detto che praticamente da Milano città ti porta fino alla esatto. Svizzera. Corretto, è corretto. Esatto, esatto. Questo è il progetto Interreg Italia-Svizzera, che permette appunto questo collegamento di 220 km attraverso 12 sentieri e che hanno delle caratteristiche culturali e storiche veramente eccezionali. E il sentiero del viandante è il tratto, secondo me e secondo penso la maggior parte delle persone, è il più bello che si può incontrare. Percorso perché, molto emozionale. Quindi. Molto emozionale perché ci troviamo tra lago e montagna, si attraversano piccoli borghi, terrazzamenti coltivati, antichi vigneti, uliveti, boschi, dossi rocciosi, e all'interno di questi borghi possiamo trovare anche, incontrare delle persone locali, fare 4 chiacchiere. Che è la cosa più bella. Un consiglio che posso dare, se passate, chi passerà dal borgo di Rongio, assolutamente da Dina mangiare il gelato. Nel piccolo bar, nell'unico bar del borgo, vale proprio la pena. Percorso, durata, difficoltà? Il percorso sono 45 km all'incirca da Badia Lariana a Colico. Da maggio 2021 il sentiero parte da Lecco, proprio dal centro di Lecco, e quindi si può fare in 4-5 giorni. La bellezza è che è adatto a tutti, lo si può fare anche sotto la pioggia, come oggi. E le persone possono decidere se farlo in modo continuativo, dormendo negli alloggi piccoli e confortevoli che si trovano sul territorio, oppure farlo giornalmente, perché c'è una rete di treni, bus e navigazione comoda. Giulia, allora sotto la pioggia, che meraviglia, oggi abbiamo provato tutte le emozioni del mondo. Io ringrazio te. Ti aspettiamo, grazie a voi. Ringrazio tutti Ciao. I nostri amici che hanno partecipato a questa puntata. Voglio ringraziare, come di consueto, la Camera di Commercio di Como di Lecco, che ha collaborato con noi per la realizzazione di queste puntate. Vi do appuntamento naturalmente per la prossima puntata dei Gioielli Sotto Casa a tra 7 giorni, stessa rete, stessa ora, e come di consueto viaggiate assieme a noi. Ciao a tutti. Ciao. Thank you.
questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.